Eccoci. Ciao. Ci siamo tutti. Sì, ci sono. Sai che è meglio che tolgo questa cosa, perché sennò facciamo. Antonio, quindi. Ciao Antonio, ma quindi sì, il titolo è. Si è aggiornato? Mi metto qua. Sì, che ci dobbiamo organizzare con gli spazi. Se volete ci mettiamo in piedi per fare la dimostrazione. Così dovresti metterti sotto la. Per farlo vedere bene dovresti proprio metterti sotto la camera. Sì, allora facciamo che eliminiamo le segne. So, corretto. Ok, sì, sì. Allora. Annunciare che siamo qui. Bene. Allora. Dove sta? Ciao ragazzi! Come va? Allora, oggi siamo in live. Siamo in live con questi personaggi qui. Siamo già in live, se vedete lì, siamo già in live. Con questi personaggi qui. Andate sul canale che vi metterò in quei pop e seguiteci perché vi facciamo vedere una cosa figa. Ok. Mi hai già mandato il link. Ciao Zoe! Non si può, ma tu non vedi chi è in live, cioè che ti sta guardando. In teoria sì, solo di qua. In teoria di qua praticamente. Questi sono gli utenti. Okay. Vedi Smash Duck che è Antonio, poi Scam Shop. Ok. E poi Equipo e Crouch Chip, non lo so chi sia. Comunque un saluto a tutti quelli che si sono connessi, anche se credo che ora online siano 3 o 4 massimo. Quindi come sentivate forse? Sì. Dovevamo mettere le stelline come, come in televisione. per far sì che nella camera esattamente nei vostri occhi anche con oh, vedi, LinkedIn mi si vede. Ok. È come se avessi preso 10 centimetri. Allora. Va bene. Bene. Quindi Italia, oggi i ragazzi vi spiegheranno un aggeggio fantastico per streamare. Il cellulare me lo metto in tasca. Per streamare e Davide vi spiegherà questo aggeggio nuovo che abbiamo avuto, che è lui. È una confezione, così faccio vedere sì. Com'è confezionato. Faccio vedere anche il packaging. Per un momento facciamo sì. Sì, ora Teresa lo mette a fuoco. Io ho un'ordinazione veramente pessima, quindi se tu mi dici ecco. Adesso vado a sinistra. E lui si chiama YoloLive ed è un monitor a 7 pollici per streamare su multicanale, quindi possiamo streamare su Twitch, YouTube, non ancora Instagram, però Facebook, tutti insieme appassionatamente. Vi faremo vedere. Yeah. Fate sentire la scatola. Vi faremo vedere l'esplicativo. Sì, c'è anche, non so se si vede l'esplicativo qui. Aspetta, okay. Facciamo come le scene. Ok, ecco. Un po'. Ok. E adesso vi facciamo vedere un po' com'è e come si accende. Sì. Si vede tutto? Ok. Quindi allora, dentro, alla fine, se vogliamo fare un mini unboxing, dentro alla fine è tutto molto, come si dice, minimale, nel senso che c'è sì. Il... Così devi togliere il coperchio. Perché con le mani sole. Aspetta. L'avevo fatto. Vabbè, qui c'è di solito il monitor che sta qui. Che è questo qui. È un 7 pollici. Si vede? Sì. Ok. Che è questo qui che sta qui. Quindi, ma funziona anche come monitor esterno? Sì, sì. Però è scomodo. Ok. Perché istruzioni per uso. Distruzioni per le uso. Informazioni. Ah, ok. C'è della live. Sì. C'è la. Okay. Chiavetta per poter mettere la SIM perché va con si può anche inserire una SIM dati per utilizzarla direttamente con questo invece lo slot per l'SD per registrare direttamente perché registra direttamente le live su SD e poi le possiamo portare direttamente sul computer e metterle su YouTube dove ci pare insomma. Dentro è fornito, se riesco a togliere con molta difficoltà questa cosa qui, scusi faccio da balletto, grazie. Sì. Cioè, vabbè, la solita sacchettina, aspetta, la solita sacchettina porta il monitor, due cavi HDMI, la testa diciamo per poterlo mettere su cavalletti vari, tripod, il cavo di ricarica USB-C e l'adattatore per caricarlo. È molto essenziale.
come e i cavi li forniscono loro? Sì, è tutto fornito da loro direttamente. Okay. Qui ottimo, tranne quello per collegarlo alla Sony, perché abbiamo okay. dovuto comprarlo a parte, che quasi sono HDMI, il micro HDMI, perché la Sony si fa sempre così, si fa desiderare, perché la Sony è sempre la Sony. Okay. Ma vai a spiegare, fai vedere quante porte ha. Ma iniziamo dalle porte. Fai vedere quante porte ha questa meraviglia. Dove? Le porte, eccole qua. Sì. È multicanale proprio perché ha tantissime porte. Abbiamo questo qui. Sì. Da qui al contrario. Allora, un HDMI 1, 2, un USB-C, un USB, non è vero, un USB 3. Mm-hmm. Che volendo, se compri l'adattatore da USB ad HDMI, puoi utilizzare la terza sorgente video. Ah. Oppure se compri uno di quei microfoni al condensatore USB, usi quello come sorgente audio. Ok. Dopodiché abbiamo il cavo. Ma secondo me tre HDMI e tre sorgenti video. Tre sono, sorgenti sono esagerati. Sì. Questo è il cavo LAN per collegarsi direttamente a internet, anche wifi. Ah, ottimo. Sì. Non so perché abbiano messo questa. Vabbè, per avere entrambe le opzioni. Ah, la... sì, la... il doppino. Ci sta avere entrambe le opzioni, wifi e internet. Sì. Sì, ci sta. Poi abbiamo un. Le scimmie, sì. È difficilissima sta cosa. More difficult. Quello è l'ingresso, no, questo è l'ingresso audio. Ah, ok. Puoi collegarci o microfono a jack o lavalier. Abbiamo scoperto che microfoni tipo il Rode VideoMicro, che non ha tasti di accensione o comunque non ha la switch per accendersi, non viene sentito da Yolo. Infatti siamo stati impazzire, prima abbiamo scoperto che soltanto il sì. lavalier che abbiamo. Così come l'HDMI sulla Sony non ti rileva il microfono finché non fai rec. Sì. E quindi non puoi usare il cavo HDMI della Sony come sorgente audio. Capito. Quindi, diciamo un po' che... di problematiche ancora, deve essere ancora un po'. No, in realtà è colpa della Sony. Ah. Questa. Però la Sony è un po' più, diciamo, importante. Non dire che è colpa della Sony. Non dire che è colpa della Sony. No, nel senso è. Sony non è vero, dinamiche, non è dinamiche. Sì. Poi abbiamo il caricabatterie, cioè l'ingresso per la ricarica, che è un USB-C. Ah, ok, quindi il cavo di ricarica che danno loro è un USB-C. Sì, sì. Ok, quindi si ricarica in tipo quanto? Un'oretta? Sì, ieri l'ho messo... Ci ha messo un paio d'ore. Ah. No, un'ora e mezza, diciamo. E la batteria... Dura tre ore. Ok. Però la batteria, la cosa, diciamo, un po' così, che non si può togliere. Ah, è integrata. È integrato. Quindi se te la bruci devi mandare in assistenza. Cioè tante volte è meglio averle esterne, come abbiamo i monitor, che alla fine ricarichi e poi comprarne le altre invece di dover smontare tutto e averla integrata così. Sì. Mentre dall'altra parte, vabbè, il tasto di accensione. Il fatto apposta dove si mette la scheda SD, che poi vi faccio vedere come si imposta, l'attacco per il cavalletto, l'ingresso per la SIM per streamare con direttamente fuori casa e audio out per sentire quello che ci attacchi, magari una cuffia o delle casse per sentire quello che stai streamando. Sì. Ah, e poi qua su, ci siamo dimenticati, c'è un cavo HDMI out che magari lo attacchi a uno schermo esterno, un monitor, e ti fa vedere quello che stai streamando. Accendo? Possiamo far vedere, sì. Accendo. Così fai vedere in diretta. Io mi cedo due secondi perché l'età inizia a far sentire. Sì. Alla fine... Un saluto ai nuovi spettatori. Alla fine è stata una bella scoperta. Sì. Cioè ci hanno contattato per caso più che altro. Ah, vero. E ci hanno chiesto se avessimo voluto recensire questo prodotto. Ed è stata, a parte che vabbè, abbiamo aspettato tipo 4 mesi perché anche loro poverini erano
in bassa produzione, naturalmente producevano soltanto per vendere e non avevano più prodotti, come li chiamano loro, per review. Ah, ok. Basta, tipo demo. Ma esatto. Quindi vogliamo dire alla chat, questa azienda è cinese, giusto? Sì. Ok. Si chiama YoloLib. YoloLib. Mm-hmm. Vabbè, è scritto nei titoli. Mm-hmm. Aspetta, che altra domanda io fare? Domanda facile, non difficile. sapete la capienza della batteria? Cioè, quanti miliampere è la batteria? Non ho studiato. C'è scritto nelle istruzioni. Nelle istruzioni. 5200. Ah, ok, quindi è abbastanza. Sì. Cioè... Sì. Mm-hmm. Non so se dura effettivamente 3 ore. Si può alimentare anche tramite USB. Sì. Quindi si può mettere un power bank per teoricamente alimentare. Sì. Teoricamente io lo penso, se dovessi pensare a un setup streaming, mm-hmm. Penserei a questa fissa da una parte con una camera fissa, mm-hmm. e un'altra camera attaccata a lei che comunque in wifi. Ti faccio la valletta pubblicitaria. E che quindi questo, essendo fisso, lo terrei H24 collegato alla corrente. Ok. Sì. In teoria non dovrebbe succedere niente, però probabilmente se si dovesse spegnere, addio live, interrompe la live. Così come, non so se... Perché tu gestisci tutto dal lato, sì. Anche la live dal lato, quindi sì. Probabilmente nel momento in cui si spegne, ciao live. Vabbè, è un po' come avere un computer portatile, esatto. Con computer. Sì. Cioè se va via la corrente va via la live, quindi... La cosa buona è che si può streamare, cioè hai la possibilità di fare streaming anziché su un canale solo, di farlo su più canali insieme, quindi hai più possibilità di prendere più pubblico tutto insieme, mm-hmm. Che è una cosa innovativa. Sì. Metto questo un po' come sottofondo. Andiamo. Io sì, stiamo facendo. Sì. Proviamo a settarlo. Spettatori, vi dà fastidio la musica così di sottofondo? Datemi un feedback. Intanto pubblico sta roba qua. Ah, e taggo anche YOLO. Sì, tanto hanno avuto il vostro link per la live, quindi io non so se stiano dormendo in questo momento. Sono 6 ore di differenza, se non sbaglio. Ah, quindi sì. Siamo alle... Che ore sono? Le mezzanotte. Sono 18:12. Mezzanotte più o meno. Anche se lei mi contatta a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi non penso che no. Non dormo. No, ma infatti orari. I cinesi non hanno orari... Poi molto probabilmente anche perché anche il reparto marketing lei è responsabile per i clienti oltreoceano, quindi penso che abbia orari diversi. La vogliamo salutare. Ciao Zoe! Ciao Zoe! Se ci sei e se ci segui, se ci stai vedendo questa lascia un follow. Ci stai vedendo lascia un follow. Lascia un follow e abbonati. Ti salutiamo e stiamo finalmente facendo vedere la tua meraviglia. Ok. Non si sente. Cosa non si sente, Antonio? La musica o noi? No, credo la musica. Cioè noi siamo abbastanza alti, siamo arriviamo quasi. È geniale questa cosa di mettere il cavalletto. Sì, ma molto meglio. Noi stiamo cercando proprio il microfono da streamer da mettere per la USB. Ah, sì, infatti. Perché con quello parla uno, parla l'altro. Sì. Noi vogliamo prendere un cardioide. Quando i follower inizieranno a fare le donazioni a 2 zeri. Quindi forza che oppure ci viene a trovare quel pazzo lì, come si chiama? Non mi ricordo, beh, uno youtuber che dà soldi agli streamer per registrare le reaction. Vediamo H24 online. Non lo conosciamo, chi è questa persona? Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque. No, regalateci No, non mi ricordo. No. Comunque, vabbè. Regalateci un microfono per streamer perché ci serve. Se ce ne regalate due, siamo anche più felici. Esatto. Magari due modelli diversi, così possiamo fare una recensione, una comparazione tra le due questo cose. Questo va direttamente al computer. Perché quando facciamo le live, sì. Non è USB.
Se usiamo due microfoni, la vaniera, alla fine ci andiamo a sovrapporre. No. Cioè, se sono l'accendi, no, no, è presente acceso. Comunque, non tergiversiamo e continuiamo a parlare di questa meraviglia qui. Facciamo vedere come funziona, come si fa la live, come si imposta, come. Allora, mi sa che devo. Ti porto la camera così puoi. Controlla un attimo la live. Lasciala lì. Adesso la devi collegare. Ma la vuoi collegare tramite io o tramite online o tramite. Sì, è sistema tu. O me la metti porto questa là? È uguale, decidi tu. Allora, in realtà, una volta collegato al wifi o alla rete o via smartphone. Sì. Ci sono? Sì. Basta premere più. Qua ci chiede di inserire. Cos'era? No, era una notifica. Una notifica nel timpano? Ok. Ci chiede di inserire il nome della live. Quindi facciamo tipo. Quindi si sente. Test. Sì, no, stavo capendo se si sentisse la musica. Però mi sa che non si sente. No, non si sente più. Facciamo ok. Ah. Facciamo creiamo. Ok, mi serve un attimo. Cosa? Io. Allora, mettiamo i cavi. Cavi messi. Li abbiamo collegato. Questa magari girala verso. Verso di noi. In questa maniera. Aiuto. Aspetta. Una volta creata la live. Ok. Clicchiamo su. Continua. C'è il dito. Ah, il dito touch che non funziona. No, diciamo che me ne sono accorta anch'io che ogni tanto il touch diciamo se ne va ai pesci, diciamo così, sì. Ha delle difficoltà. Ma anche il ninja, cioè lo schermo ninja esterno. Adesso sto cercando tutte le sorgenti video. Soprattutto se devi cliccare le parti basse o quelle parti tipo. Negli angoli. Esatto, ogni tanto non ti sente proprio il click. Ecco, questo è Sara. Mi alzi un po' di ISO. Quindi in questo momento abbiamo collegato la camera al mirrorless. Si vede direttamente qui. Sì, sono io in live. Aspetta che lo metto in direzione computer, sì. Così facciamo un inception. La vostra live. Non siamo ancora in live. Ah, okay. Facciamo un inception? No, per andare in live. Alza il riso che è scotto. Per andare in live, sì, basta fare swipe. Ciao Giacomo. E qua abbiamo tutti i canali collegati. Uh-huh. Poi abbiamo YouTube. Facebook che dobbiamo collegare ancora, Twitter che è coming soon, e Twitch. E Instagram che deve arrivare a Twitch. Ora lo attivo. Teoricamente adesso si è collegato a Twitch. Perfetto. Se clicco la sorgente, metto lo imposto a 1080p. Su Switch abbiamo le due fonti di video. Io posso fare tipo più. In questo caso ho messo sull'SD card, Sì, fa delle cose che stiamo questo ancora scoprendo. Questa è la nostra attesa. Ah, l'attesa, ok. Adesso sono in live. Adesso. Teoricamente sono in live, aspetta. Quello è il bellissimo logo che ha fatto lui, come ti dicevo, che non mi ha permesso di fare il logo animato. Teoricamente sono in live. Ok, controlliamo subito. Andiamo in just chatting. Andiamo in just chatting. Sì, siamo online. A me dice che siamo online. Però devo vedere. C'è connecting ancora. Sì. Ok. Sì. Sì, siete live. Eccola. Però l'audio non lo senti. L'audio non lo so se lo sento. Lo sentite l'audio? Sì. Sì. Sì, allora sentiranno l'audio. No, però tu sei sul nostro. Io sono sul nostro. Ah, ok. Mi sa che loro non lo sentono. Sì, conviene che voi leviate l'audio
dalla vostra live, così non sentono il doppio. Sì. Okay, allora. Oppure no, semplicemente. Ah no, no, non lo possono levare... sentire perché l'ho levato io. Ah, da ok. No, perché sennò diventa un caos. Sì. Dateci conferma se sentite doppia. Doppio audio, sono qua. Sentite non doppio credo. Audio o è tutto a posto? Adesso inquadra solo verticale. Ora sta inquadrando solo verticale. Mi volete spostare dietro? No. Allora. Sì. Dove sei? Dov'è? È sì. Qua. Sì, sì, qua. Sì. Ok. Adesso possiamo anche aspetta. Tutto ok. Ok, Antonio, grazie. Sì, se puoi controllarmi tu e cercarmi tu l'audio ogni tanto, mi dai un feedback, ti ringrazio. Ora non puoi? Mi zoomi tu? Sì, si vedrà un po'. Ti stiamo vedendo giù. Vabbè, io posso tranquillamente switchare nel frattempo. Sì. Switch un attimo nella nell'online. No, aspetta, just chatting. Sei live sul nostro canale, è arrivata. Ancora no. Ancora no. Ancora c'è il countdown. Forse 5 minuti se no. Lo metto qua perché un attimo solo. Ok, qua compare. Ah, ok, aspettate un attimo. Abbiamo dato una batteria con 29%. Ce la possiamo fare. No, comunque è tutto da scoprire. Sì, cioè, c'è un miliardo di funzioni che bisogna ancora. Allora, se vado in just chatting. Niente, no, ce lo dobbiamo. Lo dobbiamo tenere in verticale. Perché se no vi levo un attimo la cosa di qua e si vede. Lo rimpicciolisci un po'? Sì, lo posso rimpicciolire, quello sì. Rimpiccioliscilo, così noi ci mettiamo tutti. Tipo mettere un angolino. Ok. A destra. Questo puoi rimpicciolire. Aspetta, metto studio, lo tolgo. Guarda che è molto più comodo. Lo metto qua? Sì, sì, va bene. Sì. Così ci vediamo. Non sono problemi. Però continua a zoomare. Sì. Ok. Ok, questa che vedete in alto a destra, senza rompere tutto, posto, tutto a posto. Questa che vedete in alto a destra è un video che ho caricato su un SD. Sì. Messo dentro Yolo. Però fatti vedere in faccia, perché si vede solo la pancia. Senti. Fate come se fosse le foto di serie. La live boss. Prego, si accomodi. E the boss si segano. The boss. The bosses. Noi facciamo la regia. Si bene? Sì. È comodo? Sì. Vado, detto. Praticamente nella parte inferiore qui dello schermo, non so se si vede. Partiamo da qui, controlliamo il volume di tutte le sorgenti. Okay. Però questo noi non lo vediamo nella live, giusto? No. Cioè questa è una cosa che vedi tu solo nella live. Sì. Okay. Cioè è come se lui stesse utilizzando, infatti, OBS. Siamo in live là, non lo vedi adesso. Sì. Ma è come se fosse un OBS portatile. Sì. Che puoi streamare anche in mezzo alla strada. Questo qui, questa icona qui, ci permette di collegarci a un altro Yolo se ne siamo messo un altro. Oh. E quindi prendere il video che sta processando un altro Yolo e metterlo qui. Ah, ok. Per andare in serie. Ah, ok. Poi abbiamo Record, ci registra la nostra live su SD. Sì. 32 giga sono tipo 18 ore di registrazione. Qui possiamo 720 o 1080. Qui possiamo decidere se fare 540, 720 o 1080. C'è proprio l'impostazione. Switch. Anche gli FPS. Gli FPS, se non sbaglio, sono fissi a 30. Ah, ok. Se non sbaglio. Buono. I don't know. A 30, sì, 30 fps. Qui invece è dove praticamente switchiamo. Ok, sì, infatti è comparsa. Allora, rimettiamo.
qui possiamo decidere quale audio prendere, l'HDMI 1, l'SD, nel caso avessimo un USB, un microfono o Living Stream. Mm-hmm. In questo caso non c'è il suono perché dovrei fare rec sulla Sony. Ah, ok. Quindi lui comunque è andato in live. Sì. Però praticamente prende lo schermo, ti replica lo schermo della Sony. Non solo di questa, c'è cioè anche di droni, GoPro. Sì. Cioè... Quindi wifi in quel caso. Sì. Praticamente ti manda, l'ho disattivato dalla Sony, infatti se tu vai su display ci sono tutte le iconcine del tempo, dei diaframmi, degli ISO, le disattivi dalla Sony perché sennò te le stream. Ah, ok. E quello che riprende ti... ovviamente un po' di ritardo. Sì, hai messo... ovviamente c'è tutto automatico lì, cioè sono automatico. Sì. Messo a fuoco automatico. Sì. Ok. Se noi volessimo fare tipo una cosa del genere, tipo un video a batteria esausta. Va bene. E se spento infatti la batteria? Dalla Sony? Mm-hmm. Metto questo. Se ce l'hai sì. Praticamente qui possiamo mettere il video principale e un video più piccolo sotto, tipo webcam. Ah, okay. Quindi due sorgenti video, come parole abbiamo fatto adesso per far vedere quello che succede nella vostra live. Sì. Ok, cioè se voi andate nel canale di Davide e Sara, lo vedete, Antonio dice spettacolare, lo vedete ovviamente quello che vedete qui nello schermino, qui. Perché quello che vedete qui nello schermino è la live di Davide e Sara. Ve la metto in descrizione, cioè in descrizione, ve lo scrivo qua in chat, che è questo link qui. Questo è il canale di Davide e Sara. Eccolo qua. Ed è comunque molto comoda sta cosa, perché tipo più che fare live preimpostate come queste che si fanno di solito, lo trovo molto utile se, che ne so, devi mandare in live un evento o... Sì, diciamo che per gli eventi... Un evento. Siamo rimasti tutti Teresa è stupida. Teresa è stupida. Perché siamo tutti e tre di scatto verso di te. Sì, infatti. Ok. Sì, se no, cioè, aspetta, per farmi vedere la stupidità di Teresa ve la metto un pochino più grande qua. Così perché Teresa, ripeti quello che hai detto. Ma andiamo avanti, un'altra cosa. Mi ero finito tutto il video che ho fatto, bellissimo. Vai, vai. Non ci vedo di sub. Ma chi se ne frega di sub? È più bella Teresa dei sub. È più importante Teresa dei sub. Li rimetto qua. Sto scherzando, ragazzi. Oh my god. Certo, è comodissimo per gli eventi. Sì, sì, infatti. Bravo. Cioè, in teoria si potrebbe streamare un... In realtà io volevo provarlo, stasera lo proverò con la PlayStation. No. Attaccare la PlayStation direttamente a lui. Eh sì, perché la prende come source video. E collegarmi come HDMI out alla TV. E quindi la Switch la puoi... Teoricamente sì. Però la Switch mi sa che non ha l'HDMI, la Lite. Lo usi come scheda di acquisizione tramite la SD. In teoria sì, però non so se è utile che cerchi di trovare. Non credo che c'è. Allora, ragazzi, dovete sapere che Davide non vuole far mandare in live Sara con Animal Crossing, quindi trova tutte le scuse per non collegare la Switch. Che mentre Davide usa giochi per PlayStation tipo Dark Souls, Sekiro, cose di questo genere, io vado soltanto dei peggi che vanno dai 3 ai 7 massimo, cioè proprio il mio massimo dei peggi è 7. Sono comprata Ninja adesso, che è una specie di Splatoon 2. Però tu combatti con le gomme da masticare, fai tante gomme da masticare e combatti. Bellissimo. Nella tanto ho sconfitto il mio primo boss. Un peggy 3. Che era una Coca-Cola gigante. Bellissimo. E lui invece sconfitto
sconfigge mostri a due teste, io sconfiggo Coca-Cola. Se volete vedermi sconfiggere Coca-Cola, stasera ci colleghiamo, se sì. Fate una live. E quindi lui, ma è questo adesso, per esempio, sto mettendo, posso decidere dove metterlo, dove vuole. Dove voglio, qua per esempio me lo fa allargare, impicciolire, una volta tipo messo qui, faccio Q e me lo lascia qui. E lo dovremmo vedere in live, sì, esatto, lo vediamo. Sì. Ma quindi in live vedi anche tutti i parametri, tutte le cose, o puoi anche decidere di non vedere tutti i parametri, cioè queste cose qua. No, questa è una schermata. Ah, che avete fatto. Ah, sì, sì. Ok. Non è la camera. Cioè, lui ha deciso che gli piaceva quella schermata, non so perché, e mi ha messo quella schermata. Ah, ok, no, pensavo. Cioè, no, ma ci sta, perché pensavo fosse. In realtà quello sarebbe il pre-live. Perché tu da qui hai la possibilità di farle vedere le impostazioni e i parametri della camera, soltanto che lui le ha tolte come parametro off, ce l'ha switchata da qui per non farle vedere, però lì ha messo lo stesso i parametri della camera, quindi non ha senso. E che altro? È un nonsense, come se fosse la cosa più figa è che puoi creare livelli. Sì, tipo adesso faccio material lib, puoi mettere mi trovo il nostro bellissimo logo. Io vorrei tanto collegarmi dal drone con che io posso decidere dove mettere. Questa è una cosa che possiamo fare. Troviamo un altro posto. Voi ce l'avete il drone? Sì. Che drone? Il Mavic Pro. Ah, ok. E quello come si può collegare in wireless? Il wifi. Devo studiare. Sì, nel senso che l'abbiamo avuto alla fine una settimana fa, quindi lo stiamo sperimentando man mano. Posso fare le cose che fanno i supermercati? Cioè? La live nel supermercato? No, posso fare quello che faccio, tipo ciao. Cioè la prossima potrebbe essere proprio provare a fare la live direttamente da zero dal drone, cioè io. Sì, la live dal drone, cioè, anche noi ci siamo chiesti come, perché abbiamo visto, mentre stavamo aprendo, spacchettando, unboxando, abbiamo visto la possibilità di farlo tramite il drone e ci siamo chiesti com'è possibile, perché alla fine tramite qui anche c'è tramite... Comunque 99 centesimi. Sì, si esce là. No, sarebbe... Dobbiamo trovare un posto dove si possa volare tranquillamente e provare a streamare così. Mettiamo su. Dove possiamo andare? Campagna oppure mare. Valle di Trani, andiamo in villa oppure... Martina Franklin. Sì, lì si potrebbe fare tranquillamente. C'è anche lo. Il prossimo appuntamento dal drone. C'è anche lo scoreboard. Ah, aspetta, Antonio dice: sarebbe perfetto collegarlo ad un modern multisim. Perché Antonio, cosa ci sarebbe di cioè quale sarebbe il perché è un multisim? Sì, perché è un multisim? Antonio è un tecnico. Ah, ok. Sì, è molto nerd. Poi aspetta, perché una sola sim potrebbe perdere il segnale. Ah, sì, no, giustamente. Sì. Giustamente. Anche questo è vero. Per avere più stabilità nella diretta, sì. Ah, sì, perché il modem può uscire in LAN. E voi il modem lo collegate in LAN, così è più diretta. Eh sì. Giusto? Sì, teoricamente sì, però diciamo che negli eventi difficilmente ti arrivano i cavi. No, l'evento sì, sicuramente. Beh, l'evento o ti fai dare il wifi della regione in cui sei, oppure ci metti la sim. Però sì, se hai un modem portatile, multisim, anche come dice Antonio, però, in teoria... Sì, cioè, bisogna vedere però dove sia, perché tante volte negli eventi che si fanno non prende mai niente, quindi... Sì. Conviene connettersi... O come ha detto lui, il multisim, che è un'idea geniale, oppure il wifi del logo dove si è, in realtà possiamo anche andare a giocare a calcio, perché posso mettere lo score, lo vediamo adesso in live. Sì, ora compare anche io tra le perle partite, no, di però calcio. Mi sa che non è comparso in live anche per le partite di ping pong, cioè prima l'ho visto in live da voi. Ecco ora sì. Praticamente ti dice, c'è una potenza pazzesca. No, era scomparso un attimo di qua, non so perché. Quando fanno la diretta sui TG usano un modem multisim da 3 o 4 sim e non perdono il segnale. Sì. Sim. Vabbè, Teresa che dice stupidaggini.
Adesso la abbandoniamo qui con le sedie che girano ancora e ce ne andiamo. Nel frattempo Davide fa cose sul nostro YOLO. Non so. Esatto. Enuncia mentre lo fai. Intanto Antonio ha usato i nostri sushi. I nostri cosi con il sushi. Ma facciamo ma questo aggeggio si disillasta, si disillasta. Che cos'è disillasta? Facciamo, partiamo un po', vai Marco, vai. Vabbè, volete sentire la cosa? Sentiamo Teresa ha fatto gli audio. Tra quelli, diciamo, quelli gli audio stupidi. Sentite, guardate che sentite, mi raccomando. Che è un altro. Peccato che non l'ho registrato. Ok, questo. Allora, basta andare. So Teresa cosa devo fare. Andare qua. Così. Ah, lo stavi dicendo alla live. Vedi, ai visitatori. Sì, se non erro, c'è un click. Abbiamo una nuova richiesta di amicizia. Ah, grazie. Perché sono loro, mi sa. Comunque, vi facciamo sentire questa cosa. Sì. Poi torniamo alle cose serie. Ok, sta mutato. Ho scoperto cose nuove. Ci chiamiamo Test YOLO. Sì, ho messo un titolo. Però mi sa che sta nel. In categoria RAD. Stai seguendo lo streaming di RAD. Ma non sei in live, sei rosso. Sì, sono in dashboard. No, è di qua. Ma. Ok. In realtà siamo in live. C'è uno spettatore che. Eccolo. Siamo. Sì, ma se mi si come aspetta, fammici pensare. Fallo pensare. Sta pensando. Comunque forse mi si è disillastato. Mi si è distallato. Distallato. Vabbè. Niente. Ok, Teresa ora sarà molto più felice. Questo non si disinstalla, non si disallatta, no. Non si disallasta. No. Niente. Ok, perfetto. È già pronto. Si deve solo configurare, cioè la prima volta che lo accendi devi soltanto configurare i tuoi account. Già, devi accedere. Devi accedere ai tuoi account e mi sa che devi fare anche quello l'accesso per YouTube, tramite... Per collegare il tuo account YouTube e andare in live, devi, come si dice, settare l'RMTP. Sì, c'è cioè il link. Link personale, il link privato, credo. Ah, sì, cioè la chiave. Sì, la chiave che si devi fare una live su YouTube tramite o telefono o computer. Sì. Sul tuo account e poi prenderti la chiave dalle impostazioni e poi buttarla qua dentro. Ah, ok, e devi per forza avviare la live sì. Da qualche parte. Sì, da YouTube. Perché altrimenti non genera la chiave. No. Ok. Ok, perfetto. Va bene. Io volevo cambiare le informazioni della nostra live, ma non ci riesco quello telefono. Ah, non ci sono riuscito. In realtà ho trovato il coso del calcio. Posso mettere il... State perdendo 2-1. Ah, no. Non è giusto. Io sto provando a fare cose dal nostro Twitch da qua, però non è che ci stia riuscendo. Stavo provando a cambiare perché non so perché ha lasciato la categoria RAD. RAD, che gioca che sta giocando adesso Davide. Ok. Volevo mettere Just Chatting, ma non riesco a farlo dal telefono. No, mi sa che dal telefono... Can't dal telefono? No, mi sa che non puoi farlo dal telefono. Cercheranno RAD e vedranno... Lo faccio. Mi hanno due secondi. Vedranno me. Vedranno Teresa. Vedranno un monitor. Una camera. Che mutazioni hai? Che era un gioco con delle mutazioni assurde. C'ho il gomito che fa contatto col piede. Il gomito che fa? Contatto col piede. Questa donna mi preoccupa ogni tanto. Sì. Esatto. Raccontaci cosa stai facendo, uomo. Sto cercando di capire perché non mi abbassa il volume. Ecco. Spiega che l'abbiamo avuto da circa una settimana, nel senso sì. Che l'abbiamo aspettato da
febbraio, soltanto che anche loro erano in bassa produzione per causa virus, perché viene direttamente da Hong Kong, se non sbaglio. Shenzhen. E quindi anche loro erano in bassa produzione, non potevano mandarci il prodotto da recensire, i demo, come li chiamano loro, e ci è arrivato a maggio. Ci è arrivato due settimane fa, quindi abbiamo giusto avuto il tempo di unboxarlo e fare due prove. La prima prova online l'abbiamo fatta venerdì scorso e quindi stiamo ancora cercando di scavare, di capire come funziona. Cioè, tantissime funzionalità non le conosciamo ancora, perciò Davide ogni tanto ci gioca e ci smanetta e scopre cose nuove come un bambino, perché appunto lo stiamo scoprendo. Quindi il libretto di istruzioni è in cinese. No, in inglese, però non c'è scritto niente. Il libretto di istruzioni c'è scritto soltanto come configurarlo inizialmente, dopodiché non c'è scritto niente. E poi c'è scritto imparate a smanettare. No, ci sono molti tutorial su YouTube, sempre loro, di loro direttamente. C'è una loro pagina. Esatto. Sì, il canale YouTube loro. Ti dicono abbastanza cose, però è abbastanza intuitivo, cioè basta che si sa l'inglese che puoi smanettarci e ti diverti anche. Quindi lo stiamo scoprendo più o meno in live con voi adesso qui. Bene. Per gli smanettonica a cui piace smanettare, fare, imparare, cose che vorrei... è bellissimo, perché lo scopri così. Ci vorrebbe Instagram qua sopra. Sì. Ma hanno detto che lo inseriranno o... Twitter è coming soon, non so chi fa le live su Twitter. Non so perché abbiano messo Twitter. No, vabbè, il presidente del consiglio le fa sempre in live su Twitter. È vero. C'è anche BBC che fa il telegiornale in live su Twitter. Ma io, vabbè, Twitter in America sicuramente è più diffuso che in Italia. Io non lo uso praticamente per niente. Io ho usato per le notizie, perché come una notizia principale di tutto. Però per il resto, zero. Ma io ho zero. Sì, guarda. Wow, da sempre qui. Eccomi. Diciamo che un punto a suo favore è che puoi streamare multipiattaforma contemporaneamente. Il prezzo non è tantissimo, visto che comunque... Ma quindi tu ora sei ora su Twitch. Se attivassi YouTube, andrei direttamente su YouTube. Cioè andrei sia su Twitch che su YouTube contemporaneamente. Come si attiverebbe? Basta fare swipe right. Right? Swipe right? Incredibile. E ci sono tutti i social che puoi collegare. Sì. C'è YouTube, Facebook, Twitter e Twitch. Okay. E questo personale, magari se hai un sito puoi buttare live sul tuo sito personale. Bello. Sì, è un po' quindi come... durante una live tu puoi decidere da adesso vado su due. No, lo fa contemporaneamente. Sì. Cioè, nel senso. Contemporaneamente. No, puoi, no, puoi decidere dove andare. Cioè, adesso siamo solo insieme su Twitch. Sì. Però posso decidere di fare la live contemporaneamente sia su Twitch che su YouTube. Che su puoi farlo singolarmente sui social oppure tutti insieme a un'occhiata. Sì. Ok. Solo che poi è un casino, perché chi ti scrive su YouTube devi avere due persone, una che ti fa da moderatore, ti legge, diciamo, le che chat, l'unica perché che non hai la chat e l'altro che scrive in sovrimpressione, che non so se si possa mettere o meno. Dovrei uscire dalla live, ma secondo me non lo fa, perché è tutta una questione, gestita dai di avere la chat in sovrimpressione. Sì, perché sennò devi avere un computer a fianco per leggere. No, alla fine quello è un monitor che ti stream e basta, è come se fosse una regia, tu anche, cioè non è un software. Sì, ma anche perché con un software del genere è previsto che tu stia usando la camera, quindi sarebbe inusuale leggere la chat su una camera. Sì. Cioè su monitor esterno, se tu lo pensi come un monitor esterno, cioè, alla fine sul monitor esterno, sulla camera, mica leggi le chat che ti arrivano su... Diciamo che dovrebbero mettere... lo puoi usare sì o no? Così sai... cioè non è una cosa essenziale. Lasci la scelta al quando lo usi come regia magari la chat la vedi dal computer. Ah no, però tu dici se stai in giro non puoi avere computer. Sì, quello...
Potresti tranquillamente leggerla da... Ah, comunque... da smartphone. Sì, da smartphone, cioè semplicemente se tu apri la connessione... Sì. Cioè qui. Cioè qua la chat, sì. Da Twitch, quindi in teoria... Puoi tenere tranquillamente il cellulare, sì. Per la chat, sì. Usi la, però diciamo che se tu guardi una sola chat, eh sì, tipo YouTube, sì. Se fanno domande su YouTube non la puoi vedere, se dovresti avere Facebook, tutti e tre i social aperti, sì, ma sì. Cioè, secondo me sarebbe un border, sì. Diventa un po' incassato, sarebbe poco comodo sullo schermo, che nonostante sia abbastanza grande, però avere tante chat lì sarebbe scomodo. Diciamo, sì. Che è comodo streamare su tanti canali diversi, però a livello di pubblico, cioè se una persona ha tantissime persone che lo seguono e le fanno domande, gestire tre canali diversi potrebbe diventare molto incasinato. Sì, sì, quindi certo. È un pro e un contro, sì. Quindi è un pro e un contro, cioè alla fine streamare su tre canali diversi può essere buono a livello di pubblico se vuoi fare, che ne so, una presentazione di qualcosa, ma te le devi vedere a tante persone a tre canali diversi. Però se ti vogliono fare domande, comunque vuoi avere un colloquio con le persone che ti seguono. Questo però è aggiornato al secondo, praticamente. Invece quello mi sembra è un po' una scelta. Se ci pensi, un po' un pro e un contro allo stesso tempo. 0,51 che sarebbe? Sono i minuti dai quali siamo in live. Ah, ok. Comunque un saluto, okay. A tutti i nuovi follower. Ciao! Non so perché mi dava... Cioè i follower, i viewer, scusate. I viewer? Per chi si è appena connesso, stanno recensendo, in realtà noi stiamo facendo solo il wow di sottofondo. Allora, c'è un'intervista voi. Sì. Gli intervistatori. I ragazzi spazio fotografico equipo, e stavolta non ho detto studio fotografico equipo. Yeah. Sto imparando pian piano. C'ho il loro spottone. Ok, yeah. Ah, ok, ok. Vai a togliere l'audio. Ma quindi c'è l'audio? Eh sì, perché io l'ho perché l'audio del video. Ok, ok, perfetto. E niente, questo qua è un video. Cioè una risorsa video che hanno inserito all'interno del sì. YOLO Lib. Si chiama così? Sì. YOLO Lib. Sì. Mi sono azzeccato tutti i nomi oggi, che è successo? Sì, oggi non lo so, cioè, ho fatto un upgrade del cervello e quindi sta funzionando bene. Durante l'estate è tanta roba, certo d'estate uno va in letargo. Vabbè, quindi stavamo dicendo la problematica delle chat. Allora, in realtà con un aggeggio del genere io non me la farei questa. Infatti dicevo sì. Prima con Teresa, cioè il fatto di essere in multicanale può essere un pro ma può essere un contro, perché tu sei in multicanale e può essere buono per la presentazione per esempio di un prodotto, lo presenti su tre canali diversi e ti liberi da fare la live per ogni canale. Però la chat, cioè rispondere magari se hai tante persone che ti fanno domande, gestire tre chat di tre live diversi può diventare incasinato. Sì, dovresti essere talmente ricco da avere quattro persone, quattro moderatori per ogni social. Sì. Quindi è un pro e un contro in realtà il multi-streaming. Cioè tipo noi abbiamo Antonio Smash Duck che ci fa da moderatore qui su Twitch. La bugia, non sto scherzando. Anto, tranquillo, sei libero se devi fare altro. Sì, no, perché prima gli ho chiesto dici se l'audio funziona o meno. Però sì, effettivamente almeno su un canale converrebbe avere un moderatore, cioè anche una persona che sta connessa in remoto dall'altra sì. Parte del mondo che ti controlla la chat. Sì. Perché comunque se ti fanno domande su presentazioni, se ti fanno domande e cose varie, se vuoi avere un minimo di rapporto con le persone che ti vedono e ti seguono, devi rispondere comunque. No, vabbè, se vuoi restare, cioè resta, non sto dicendo se vuoi andare. Peccato! cioè, resta. Aspetta, io. Perché lo stai cacciando? No, non lo stavo cacciando. Ok, vado lì. Perché lo stai cacciando? Ok. Va bene. E niente, quindi. Aspetta, ma se la sposto qui, così non mi taglia la faccia. Giù. Qui, tipo. Questo tagliamo. Ma vabbè, sto scherzando, puoi mettere. Copri la chat, vabbè. Vabbè sì, tanto... C'è l'altro. Cioè in realtà se stanno connessi... E infatti perché avete due... uno su schermo? In realtà, se hai un solo social... Ok. Cioè Twitch nel nostro caso, avere la chat lì
Non serve tantissimo, tranne per chi si connette all'ultimo momento, che vede quello che è stato scritto prima. Sì, faccio vedere. Ah, ok, perché se tu ti connetti, sì, oppure anche refresci per sbaglio, perdi la chat. Perdi la chat. Ok. Quindi diciamo può essere comodo per quello, però in realtà sti cazzi, sì, cioè, ok. Scusate, non volevo dirlo. Amen. Vuoi Holyland? Ma te l'hai detto? No, non vuoi Holyland. Va bene, allora ti rimetto. Dove stai? La cosa figa che stavano dicendo i ragazzi prima è che si potrebbero fare le live in wireless dal drone. Immagino che comunque il drone, così come invia segnale al cellulare, sì, può inviare, lo può inviare. Se ci organizziamo possiamo farlo insieme senza, per vedere. Senza, vabbè, sì, troviamo, sì, un, sì, posto. Se avete un weekend libero, sì, possiamo, sì, andarci la mattina. Cioè no, ma i weekend liberi li troviamo, perché cioè, se non riuscissimo a staccare un attimo il cervello. C'è sempre mia suocera che è contenta di cucinare per altri, quindi avremo anche il pranzo. Okay. Il pranzo allora io ci sono, ci vengo. Il pranzo è servito, quindi possiamo trovarci vicino alla fine mattina, vicino alla campagna, ci sono tantissimi posti liberi, possiamo provare a scatafasciare il drone contro okay. L'albero. Io ne ho praticamente 5 anni, 5-6 anni fa. E che cosa hai perso? No, non mi piace questo qua, devi stare, sì, qua. Sì, mi deve coprire la faccia. Mettilo giù almeno. No, no, aspetta. Perché? Devo fare... Devi stracare. Sta facendo... Com'è che si chiama? Antonio, vengo pure io. Come si chiama quel ballo? Sushi. No, non è fasu, non lo sa fare. Non lo sa fare il sushi. No, guarda, te lo dico a tua madre. Dici, lo diciamo, mo' di sfida, così si impegna e lo fa. No, mia suocera sa fare tutto tranne il sushi, dobbiamo ammetterlo. Però c'è un sushi fantastico a Martina che è veramente spettacolare. Lo you can eat, dove andiamo io e lui spesso. L'importante è che ho you can eat, perché altrimenti no, noi devi uscire a 50. Andiamo da nessun'altra parte tranne che ho you can eat, perché qua ci vuole il suono. Ma c'è... Vabbè ragazzi, scusate, ci vuole il suono dei sushi. Vabbè ragazzi, abbiamo, scusate, detto. Ma Teresa ormai è partita, vabbè, partita per la tangente. Soltanto Teresa della nostra live. Ecco. Girati verso... Lo devo mettere qua. I sushi. Ecco. Oh, magari, oh, magari. Sì, ci vorrebbero i cosiddetti sushi. Fame. Smash da fame. In questo momento, cioè, adesso a che ore sono? Beh, orario di happy hour praticamente, sono le 7. Sushi e spritz. Guarda Mario come sta arrivando. Vicino. E quindi sì, proveremo anche il drone. Mm-hmm. Sì, sarebbe figo fare una live dal drone. Voi che ne dite, spectators? Volete una live dronistica? Bellissima questa cosa, il prossimo titolo, live dronistica. Nel frattempo mi arrivano le notizie dei posticipi di serie A. Quindi noi potremmo avere anche la camera in quel caso connessa, una camera giù a terra, sì, e una camera in aria. Sì, sì, sarebbe, sì, figo. Sì, vogliamo. Dobbiamo vedere in studio come si connette il drone. Domani dobbiamo accendere tutto e... Se funziona la cosa, scatafasciamo il drone da qualche parte. Vi stavo dicendo, io 5 anni fa, 6 anni fa, comprai un drone della Unic, se non sbaglio. È una marca cinesissima, che però andava bene, cioè funzionava, sì, bene. Siamo, sì, un campo e contro, sì, campo. Vabbè, ovviamente vedi, abbiamo il campo e il controcampo adesso. Perfetto. Vedi il retro, vabbè, vedi il retro fantastico della Cintiq. Con la traccia accesa sopra. Sì, esatto. Sì, quella è. Ma l'hai chiamato allora? No, e basta, te ne dopo, e non rompere. Non le dico più le cose. Basta, Teresa. Ormai non posso dire più niente. No, infatti, Teresa, dai, con questo audio... Dai, Antonio, oh, devo finire un fatto. Dai, che ce ne sono dimentica. Brava. Cioè, le vedi come mi capisce perfettamente. Okay. Che usai ad un matrimonio e lo distrussi, cioè lo spaccai proprio. Perché mi improvvisai così, pilota di droni, dissi, vabbè, proviamoci, facciamolo. Cioè... fuori dal matrimonio mi andava tutto bene, quella volta forse l'ansia, la roba, tutto mi è caduto da
si è schiantato? No, si andò a schiantare perché tipo perse il segnale. Quindi in realtà non fu nemmeno colpa mia. Però è stata un'interferenza di segnale magnetico praticamente. E lo stavamo provando sempre a Martina. Mm-hmm. E praticamente per fortuna meno male che stavamo in villa, perché proprio si mise verticale e si andò a schiantare contro il... cioè non era incontrollabile. Si è fatto, si è soltanto spaccato due alette, due eliche, però sì, cioè se sei in pubblico oppure se è all'aperto vanno a prendere poi... Mm. Però è stata una cosa, ci ha dato segnale magnetico, errore magnetico. Eppure dicono che i Mavic hanno tutti quei sensori e roba del genere che dovrebbero... Però secondo me, perché vicino a casa dei miei c'è un... ripetitore. A parte il ripetitore c'è un... una bomba nucleare. No, com'è che si chiama? Il palo, quello della luce dove passa l'elettricità. Sì, ma secondo me quell'evento ci ha dato errore su una batteria sempre a livello magnetico. Quindi penso che abbia svalvolato in qualche maniera, forse qualche sovrattensione di qualche filo, di qualche cosa. Perché comunque noi lo facciamo volare spesso da quelle parti, non è mai successo. Ma cioè, voi lo fate volare spesso in generale? Cioè non vi ha mai dato grossi problemi? Zero, l'abbiamo fatto volare in montagna a 1400 metri e non ci ho dato mai problemi. L'abbiamo fatto sempre, cioè dove possiamo voliamo. Sì. Perché è spettacolare. Sì, sarebbe... provare questa esperienza... Sarebbe figo fare... dronistica. Fare una live col drone. Cioè, in realtà non ne ho viste... Noi in realtà quando abbiamo saputo che avremmo ricevuto lui non sapevamo che funzionasse, perché dietro c'è però il drone, sia loro ci hanno detto questa cosa, sì, però non c'è scritto come si collega. Ma se mandate un'email a loro vi rispondono? Manca un messaggio direttamente che dice come io ho un contatto diretto con la manager di oltreoceano, come la definiscono loro, per questo genere di recensioni o questo genere di contatti marketing. Okay. Voglio dire ai follower, se non lo sapete, i ragazzi di Spazio Fotografico Equipo sono, si può dire, cioè siete micro influencer su Instagram. Siete in questo momento essere influencer non è tanto bello, però vabbè. Recensori. Sì, cioè nel senso avete un peso a livello di follower, perché ne avete un bel po'. A quanti siete arrivati? Su Instagram a 76,8 più o meno. Ok, che non sono pochi, cioè nel senso noi siamo nemmeno alla metà della vostra cifra tolta con due Z, cioè insomma siamo uno schifo al confronto. E durante il lockdown abbiamo deciso di integrarlo con un canale YouTube che sta crescendo adesso, quindi le recensioni le switchiamo sui tre canali, che sarebbe il nostro blog, Instagram e adesso anche YouTube. E tra un po' Twitch. Zan. Che poi Twitch andrà su YouTube, quindi è tutto Inception. Bene, quindi nel caso la recensione se siete curiosi, la recensione l'avrete sui nostri canali. Sicuramente, assolutamente sì. Ottimo. Che comunque, altro? Ascoltiamo la chat. Accendiamo. Sì, vogliamo, accendiamo. Okay. Ascoltiamo la chat. La chat dice che dobbiamo accendere. Cosa dobbiamo accendere? Ma io sento il mio. Io sì, sento perché la mia voce. Io sento le voci. Sento le voci. Io in realtà la sento di là. Forse è questa. Sì, da là la stai sentendo. No, da. Accendiamo la brace. Ma scusate raga, ma voi sentite il doppio audio in live? Perché io ho chiuso dall'app. Qua sei ancora senza audio, sì. La brace è accesa. Eccola, è accesa la brace. Perfetto. Ora te si sente completa. Ok, allora nessun problema. Ok, perfetto. Ora te ne sei completa. Dopo la brace manca... Ti manca i gighi? Sì, facciamoli tutti, facci tutti. Teresa. È contenta. Andrò a dormire tranquilla stanotte. Io non posso parlare con mio telefono, non ho i gighi. I gighi. Ecco. Adesso, allora, al
almeno fa passare 7 secondi. Ma questo countdown si può togliere? Non so. Ma che sì. Quelli si pagano con i bit? Sì, quelli si pagano. Cioè si li utilizzi con i bit. Però mi sa che i sub... I bit sarebbero le monopattini che stanno adesso in giro. Esatto. E poi chi sta a pistrello? Eccolo. Vedi, questa è la prossima collaborazione che noi vogliamo fare, un monopattino, pistrello. Perché devo imparare ad andare sul monopattino, a schiantarmi contro un muro. Devi alzare un po' il volume dei sound. Ok, lo farò. Forse di no, qua. No, 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 non penso che... Io sento... Forse di quelli che mi hanno... Di quelli che sì, che ho mandato. Ah, è di qua, eccolo. Ecco il mio... È il doppio, ok. Mm. Ok. Va bene. E quindi niente. E quindi niente. Si può dire il costo? Diciamo che ha un costo secondo noi troppo eccessivo. Si può dire troppo eccessivo, non lo so. Ciao, lo stesso. Se devo fare una recensione la devo fare giusta. Secondo me ha un costo eccessivo perché costa 1200 euro sul mercato italiano. 1200 sul mercato italiano. Quindi secondo me è eccessivo, secondo me. Perché soprattutto, vabbè... Perché noi ci paghiamo le tasse purtroppo su sto prezzo, perché già tolta sì. l'IVA in realtà lo pagheremo sui 1000 euro. Sì, quindi, esattamente. Però tu dici comunque anche 1000 euro è un po' eccessivo. Sì, diciamo che sì. Nel senso che probabilmente... No, io non voglio dire niente. Cioè, adesso non voglio fare altri... Secondo me lo pagherei di meno. Non dico che non lo valga, assolutamente. Però secondo me è un po' eccessivo come prezzo. Per il mercato che c'è a livello di streaming, a livello di concorrenze, a livello di altri accessori uguali a questo... Secondo me costa se avesse un prezzo minore... Se lo comprerebbero tutti, cioè io... e tu avresti tantissima, diciamo, se lo usi per lavoro, avresti tantissima concorrenza se la metti su questo piano. Cioè, tu dici perché se lo metti a 4,99, che... se lo comprano tutti i fotografi che hanno 500 euro da buttare, sì. Quindi avresti... c'è un prodotto d'elite, quindi soltanto poche persone se lo possono comprare, sì. Solo poche persone lo possono. Sì, diciamo che loro forse a livello di marketing evitano la concorrenza tra chi lo acquista, forse. Cioè, o meglio, cercano di cioè, nel senso, se vuoi battere la concorrenza dovresti abbassare il prezzo perché la concorrenza costa meno. Ed è già sul mercato molto prima di te, quindi dovresti però abbassare il prezzo. Però è la loro concorrenza. Per batterla, che il mercato è a un nome molto prima di te, già ferrato in Italia soprattutto, dovresti abbassare il prezzo. Però se fai un discorso di elite, sì, cioè nel senso, pochi ma buoni. Mm-hmm. Cioè, possono esserci però l'altra con la loro concorrenza non è wireless. Cioè nel senso hai bisogno sempre di un computer per andare, perché praticamente ti attacchi a OBS e gestisci OBS dall'aggeggio. Capito. Okay. Quindi hai sempre bisogno di un computer, di una connessione. Ci sta, perché a livello di programmazione software questo è sicuramente più complesso. Sì. Cioè, se dovessi fare tipo un evento in streaming... Cioè con questo basta che te lo attacchi sulla camera e sei andato in live. Con l'altro dovresti farti una postazione, un computer, OBS. Ritiro quello che ho detto sul prezzo. No, allora ci sta. Cioè se tutti hanno questo, diciamo, recensione concreta, non sapremo dire più di più. Cioè quando lo finiremo di testare completamente sapremo dirvi. La prima impressione è questa, la seconda la diremo con più precisione. Sì. Anche se... Poi, come si dice, la concorrenza puoi fregarla, tra virgolette, con i trasmettitori di segnali HDMI dalla camera direttamente alla concorrenza che è attaccata a OBS. Che manda il segnale dalla camera. Sì, però comunque devi prevedere un PC con te. Invece con questo eviti di portarti il PC. Cioè, è sicuramente una soluzione molto più smart. Tipo se dovessimo fare un altro giro dei tre mari. No, io sinceramente mi spenderei 1000 euro per una gestione del genere. Anche perché con quella dimensione, oltre che avere uno schermo
Cioè, sì, comunque è uno schermo, schermo esterno sì, comunque di quelle dimensioni costa sui 300-400 euro più o meno. Sì, diciamo che hai uno schermo esterno, una regia e tanta roba insieme. Appunto. Quindi sì, diciamo che ci sta. Secondo me ci sta tutta come prezzo. Se riuscissero a restare sui 1000, sarebbe ottimo. Ma infatti il prezzo... Sì, il prezzo è privato, è scende, quello. Sale. Sì. Ho visto a 1000... L'ultima volta era 1200. No, l'ultima volta era 1240, però l'ho visto anche tipo a 1000. Sì, che sarebbe 1000 più IVA praticamente, sì, più o meno. Sì. Sì, ragionandoci così ci sta. Tipo, per noi siamo andati a fare il giro dei tre mari, che sarebbe in Vespa, Puglia, Sicilia e Calabria. Figo. Cioè, Puglia, Calabria. Sì. Come rifarsi Sicilia, le chiappe in 4 giorni. E fare e questo sarebbe stato sì, avresti potuto fare sì, una live sì, on the road, bella, sì. Sì, sì, in effetti era. Perché lo puoi collegare anche alla GoPro. Sì, sì, sì. Quindi, e sì, al drone sulla Vespa. Non colleghi anche alla GoPro, sì, c'è dietro anche in realtà l'immaginetto io credo della che... GoPro. Sì. Che intendano cioè questo dovrebbe essere cinepresa, reflex, drone e GoPro. Io credo che ti dicano praticamente di prendere il telefono col drone e di uscire e di attaccare un'HDMI dal telefono a qui. Tu dici non diretto. No, secondo me faranno o col si può ovviare così. Cioè le risorse del telefono. Sì, catturi lo schermo del telefono. E tu hai provato a catturarlo lo schermo del telefono, scusami. Ho provato dal Mac e me lo fa col suo, col mio mi vengono i neri un po' come si dice? Bucati. Livelli bassi, cioè pixelati. Ah, pixelati. Che credo abbiamo per la scheda video, credo. Vengono in colori completamente spazzati. Mentre sul mio viene perfetto invece. Viene perfetto. Penso però che lui ha sicuramente una scheda di acquisizione interna. Sì. Perché il suo Mac è più vecchio rispetto... Secondo me sì. Come quando metti un gioco vecchio su un computer nuovo che ti vengono i pixelati, sfalsati, se senti qualcosa, quindi può essere una questione di vecchiaia del computer a lui. Sì, bisogna testarlo. Quindi penso che lo funzionerà più col mio telefono rispetto al tuo. Beh, ma ora che avete quello, provate direttamente su quello. Ma infatti domani proviamo e vi facciamo sapere così possiamo fare la live dal drone oppure... Eh sì, perché se si riesce a prendere il source del cellulare al 100% riusciamo a fare la live dal drone. Perché voi utilizzate iPhone tutti e due? Sì. Ok, quindi secondo me... Noi siamo Apple marchiati a vita. Ok. sì, se funziona è sicuro al 100% che si può fare. Se poi si può prendere direttamente il canale del drone, ancora meglio. Però secondo me è meglio prendere il source del telefono. Del cellulare, sì. Perché è più difficile che perda la connessione tra drone e telefono. Piuttosto che drone è quello se lo può fare. Sì. Secondo me, poi non lo so. Sì, non sai neanche io. Bene, bene, ottimo. Chat, sono Antonio qua, scrive, che abbiamo fatto? Domande, curiosità, perplessità, dubbi? Cioè, siete sei gatti. Siete silenziosi. E fate scrivere solo Antonio. No, non è così. Fateci domande e noi vi risponderemo. Sì, infatti, fateci domande. Ci sono i ragazzi qui che hanno questo aggeggio da recensire. Abbiamo tanta roba da recensire. Abbiamo anche abbiamo anche una spada laser da recensire, se volete. No, bellissimo. Non qui. È praticamente per fare le lunghe esposizioni con trasformare immagini in bitmap e loro, sì, le viste sicuramente nelle nostre storie. La prossima recensione diciamo che sarà quella, quindi abbiamo anche quella da recensire, possiamo recensire anche quella insieme se volete. Bello, bello, sì. Abbiamo anche degli aggeggi, chiamiamoli così, per light painting. Sono proprio, ce l'hanno mandati dalla California, sono proprio Plexion, hanno un adattatore con una torcia che si mette da un lato, dall'altra parte c'è fibra ottica, oppure ci sono lampadine che proprio ti scrivono come se fosse una penna, oppure c'è del plexiglass che ti fa tipo pennellate, sai,
sono molto fighe, infatti anche quelle dovremmo recensire di te. Oppure abbiamo la cosa preferita di Davide, che sono ma infatti queste in realtà ne possiamo parlare perché sono strettamente collegate poi con questi sono i bambini di Davide, quindi spiega tu i tuoi gemelli. Ecco i miei gioielli. Sono due cosi con le corna, praticamente. Sì, sono trasmettitori video. Questi mi sa che noi ve li chiederemo in fitto. Di questi, se volete, già le recensioni sia su YouTube che sul nostro canale GTV. Quindi, se volete saperne di più tecnicamente, c'è già la nostra. Sì, in poche parole, attacchi il trasmettitore sulla sorgente video, in questo caso la camera, e lui ti manda il segnale al ricevitore, che può essere collegato a uno schermo esterno. Andiamo a farvi vedere in zoom. Ah, ragazzi, vi facciamo vedere. E possono essere usate sia tramite batteria. La scossa sulla camera. Sì. Ora esplode tutto il computer. Possono essere usate sia come batterie con le batterie esterne che tramite adattatore di corrente. Però ce ne sono tanti. Diciamo che questo sì, l'adattatore. Sì, quindi poi perché teoricamente va sul ricevitore. Sì. E le batterie non ve le hanno date insieme? No, ce le hanno lo zaino. Comprano a parte. Perché sono quelle che usiamo anche per lo schermo esterno che abbiamo. E che non vanno che bene. Non è questo. Ah, no, ok. Perché questo è integrato. Voi cosa usate come schermo esterno? Il TIC. Praticamente Giordano, ok. Un saluto a Giordano, se ci ascolti. Il nostro bellissimo fornitore di tutto, visto che noi abbiamo tutta l'attrezzatura TIC, anche il nostro cavalletto TIC. Siamo sponsor della TIC. Teoricamente questo trasformatore lo attacchi al ricevitore, che dovrebbe essere fisso, perché se sei attaccato a uno schermo eviti di sprecare batterie. Sì. Mi stai zoomando, mi sento zoomata. Ma in realtà mi manca tutto. Ah, questi, vabbè, hai i gommini che ti proteggono, diciamo, i contatti e... nel frattempo la vostra live da qui la togli? La devo? Allora stoppo di qua pure. Posso spegnere la camera? Cioè, no, in realtà, cioè, tu lascia, no, la tolgo solo di qua, così facciamo vedere tutto schermo. E allora la metto da un'altra posizione, così ci si vede tutti. Sì. Ti regalo le cornine. No, questo è l'aggeggio. E questa è la batteria che questo va. È il trasmettitore, giusto? Sì. Se vuoi posso stoppare la live, montare i trasmettitori sulla camera. Sì. E ti faccio vedere come. Cioè, ci metto così. Vai così girando ci con la camera. Salutiamo. Stoppa. Sì, ora ciao. Sta stoppando la live. Ciao a tutti, ciao. Stoppa un attimo la live sul canale di Equipo. Equipo. E vi fa vedere come collega la camera con il trasmettitore e ricevitore, quindi per usare la camera in wireless senza fili. Sì, noi lo facciamo praticamente per tutte le recensioni, per tipo testare le cose all'esterno dello studio mentre io registro quello che c'è in studio, cioè per comunque, e arrivano dal nostro studio, siamo arrivati addirittura a pane e pomodoro. Ah, con questi? Sì, 100 sì, pure un ascensore. Sì. Ah. Wow. Perdono il segnale esattamente. Ma il costo di questi quanto è? 4,99. Sì, mi sa. Questa è la versione base, ci sono quelli un po' adesso più... hanno fatto anche gli Orient 400 e gli hanno fatto uno e schermo uno nuovo proprio mi sa un mese fa, che è una specie di YOLO, credo, non ho approfondito, che costa 1.700 ed è uno schermo esterno. Ma non è streamer, è semplicemente schermo esterno. Mi si è intrecciata Ho sentito schermo SMR. mi si è fatto un nodo alla lingua più o meno. Mi dica che vuole, dica, si esprima con le parole. C'è una presa di corrente. La padrona di casa mi dice. Lì dietro. No, una qua vicino non ce l'hai. Perché quello va al... Sì, allora c'è un... Sennò non metterlo così, metterlo con la batteria del genere. Sì, dovrebbe essere un'altra, ma metti la batteria. Oppure... Se no, cambiamo quella presa. Mettiamo qui? No, se no, mettiamo l'altra batteria così stanno tranquilli tutti e due. Ok.
E quanto dura? Cioè, immagino che durino parecchio le batterie, no? Sì. Ok. Più o meno. Cioè, ci mettono una vita a caricare, più che altro. E vabbè, sì, immagino. Però comunque... Ci mettono veramente tanto a caricare. Però, eh? No, mi piaceva ridere a Twitch, ovviamente, che aveva messo... Che si era interrotto la... Vedi, Davide, che gioca a Rad, questo. Così immagino. Oggi stavamo sì, portando anche Kekella, no, però poi avevo detto, poi siamo in troppi. Devo spingere no, visto che abbiamo visto la tua passione per Kekella. Batteria. Quindi questo è solo... Piccino. Sì, questo va nell'HDMI. Di sapere che Davide litiga sempre con i cavi e li mette sempre esattamente all'opposto di quello c'è... che potrebbe essere. Quindi tu stai collegando YoloLive sul trasmettitore. Sì. No, sul ricevitore. Sul ricevitore. Ah, ok. C'è on off qui, mm-hmm. al lato, dall'altra parte. Oggi stiamo provando cose tecnologiche. Sì. Riparti con Bit, ci scusiamo per il disagio tecnico che ho dato nella giornata di ieri domenica. Ora Bit è tornato in funzione. Controlla la tua email. Chi? A me? Cioè, Bit è il monopattino. Ah, sì. Sono tornato in funzione. Ci scusiamo per il disagio perché sabato e domenica adesso non c'è. Sto cercando la sorgente del video. Vabbè. Ok. Però dici tu. Qual è? Sì, sì. Eccoci qua. Oh. Wow, aspetta che rimetto. Wow. Ah, sì, vuoi mettere il lì vedi quella source in lì nel sì. Sì, per il primo equipo per il vecchio. Sì, mi sono stato mi chiedeva cose strane. Tac. Oh, Bit Mobile, mi sa che c'è la storia. Ultimo pile, se ci ascolti, mandaci un gratis. Ma no, mandaci un monopattino perché devo andare. Devo imparare ad andare in monopattino. Ultimo pile di dov'è? È italiano, sì. Non lo so. Mentre la Elbitz è australiana. Ok, ora siamo live. Cioè siamo live. Adesso teoricamente quello lo puoi appoggiare qua dove vuoi. Dove vuoi. Cioè, tipo lo mettiamo qua. Io però non ho in corso. Diciamo che avevamo deciso anche di recente. Abbiamo deciso anche di recensire il servizio di... Teoricamente, adesso se mi sposto... Va, cioè, puoi fare un tour... Tieni, sì. Ciao. Ah, aspetta, accendo la luce qui, secondo me è meglio. No, accendiamo questo. Ah, ok, la piantana. Che è un pochino più soft. Oh. Ok, quindi ora è praticamente scollegato... Ma è scollegato dalla YoloLive a livello di cavi, ma è collegato in wireless con sì. i due affari cinesi, che non sono cinesi. Holland Tech, sì. Ah, sono cinesi, ok, perfetto. Quindi ora e dire affari cinesi ci sembra sempre. Holland Tech. Salve, okay. Buonasera. E infatti perfetto. Con questo, se io farei tipo la regia, una camera fissa direttamente attaccata a YOLO, e zoomato esattamente qua. E un'altra con questi che va girando tipo per un evento. Mm-hmm. E poi dalla regia switchare ogni tanto. Sì, fare lo switch, diciamo, sì, tipo camera movimento. Sì. Sì. Infatti questa è più o meno l'idea. Sì, sicuramente è ottima come soluzione. Sì, sì. Qui vedete praticamente la nostra postazione. Il nostro desktop, sempre. Sì. Che in realtà il live sembra molto più piccolo di quanto... Sì. Ma anche la stanza sembra molto più piccola sì. di quanto... Cioè, non è enorme, però... È giusto. Però in live sembra più piccolo. Ma sarà anche l'obiettivo... Che obiettivo è? Un 28. Un 28, quindi... Essendo più grandangolare di quello... E quello c'è una cosa 24. Ah, quello 24. Quello 24. Però dovrebbe essere il contrario. Eh sì. Cioè il 24 è più, infatti a lei è più, sembra più... Sembra lei è più ampia rispetto a... Infatti, sì. Mm-hmm. Cioè si vede anche. Eh sì, più grandangolare l'obiettivo, più grande sembra sì. La stanza. La ripresa, sì, no. Non mi viene il termine. Il luogo, l'ambiente, bravo. L'ambiente. Esatto. Faccio il suggeritore. Il suggeritore di... Bravo Marco, grazie Antonio, grazie. Molto gentile.
E niente, quindi vi possiamo far fare un tour studio 2.0. Io faccio il cavalletto. Tu potresti uscire dallo studio. Se mi fai uscire io esco. E andare, sì. Non e so. Ti ricordi, potresti scendere giù le scale e risalire. Cioè, il portiere non dice niente. Sì, no? Aspetta, ce ne andiamo insieme. Ma io vado e ti fa un'occhiataccia. Ragazzi, noi stiamo andando fuori dallo studio. Per dimostrarvi come. Non ti voglio coprire la faccia, Sara. Posso vedere l'indirizzo dello studio? Mi sposto io per dimostrare come io ho il bomba. Allora sì, io vado con Davide e Sara e Teresa restano qui, però Sara e Teresa restano qui con voi in live per farvi capire come funziona questo aggetto. Se lo dovrei portare lo tieni per il guinzaglio. Sono il porta wireless. Il porta segnale, sì. Ok, andiamo. Bene. Questo è vero. Adesso dovrebbe. Non so se si non vedo. Abbiamo illuminato un po' di più. Ha chiuso e non voleva chiudere. Ok. Perché adesso scenderanno le scale e il segnale continuerà ad essere presente. Sì. Perché dovrebbero essere più o meno 500 metri di sì, inter... ascensori. Stavo leggendo intervista al portiere. Stavo dicendo 500 metri di intervista. E da lì si esce. Sì. Ah, vedi, già stai iniziando. E qua inizia a perderlo. Sì. Un po' di... Inviato kaboom. Dicalo. E adesso hai perso il segnale. Appena sei arrivato vicino al porsognone. Sì. Appena sei arrivato vicino al portone. L'hai perso. No, in audio non vi sentiamo. No. Diciamo che la nostra live l'hai persa, no? Ti sta cercando la live. No. Nothing. Diciamo che arriva giù alle... Fino a quando avete sceso le scale ci stava. Appena avete... Sì, sì, sì. Quando avete sceso le scale ci stava. Diventati i nostri moderatori. Non sapevo. Forse devo rifresciare. Ah, è molto ampio il computer, ottimo. Vado dal telefono. Mo ti sta cercando, no, non ti vede. Ok, ah, adesso sì. Adesso sì. Eccoli qua. Adesso sono tornata. Eh sì, ti ho detto, fin giù alle scale praticamente. Sì. E adesso si è interrotto. Probabilmente sono i muri che sono abbastanza spessi, per questo non passa. Per questo non passa. Perché ripeto, noi ci siamo arrivati veramente a 500 metri e ha mantenuto la connessione. Capito. Cioè, se non ti sente così, figurati in ascensore. Di la verità. Di la verità che vuoi fare un piano in ascensore e non ti ingolzano le scale. No, ti sta cercando. Adesso ti sta cercando. Ora sì. Ora sì. Stanno andando in ascensore. Ecco. I prisci. Dove va? L'ottavo piano? Sì. Ma davvero? No. Ci posso che... Si è perso? In ascensore siete persi. Da. Sì. In ascensore non ci siete più. Esperimento fallito. Esperimento non è uscito.
Probabilmente sono muri diversi, Davide. Hanno dei muri molto più spessi qui. Noi poi abbiamo fatto la prova dal balcone. Ci siamo praticamente vicino al balcone e lui è andato dall'altra parte e è arrivato sul mare. Quindi teoricamente non c'erano neanche muri. Qua già ci sono due muri. Sì, fino alla scala di sotto sotto sì, ti vedevo. No, sei ancora in searching. Che piano sono? I don't know. A che piano state? Al quarto. Stanno facendo un viaggio del palazzo. Un tour. Il metallo dell'ascensore blocca. Però nel loro ascensore... No, lui è andato a piedi, non è andato in ascensore. Ah, ok. Perché noi siamo comunque... Se avessi fatto no. L'esperimento. Ora ti sei connesso. Ah. A che piano sei? E ti sei connesso adesso. Sì. Vado ad aprire. Ok. Ci stanno aprendo. Siamo tornati. Oh, che bella la targa Kaboom Experience che è quella di legno. No, non l'hai vista? No, adesso l'ho vista. Cioè, l'hai vista ora in live. Eccoci. L'ho vista solo adesso. Sono una brutta persona. E quindi avete i muri troppo spessi? Sì. Anche se... Spessi e volentieri. Sono troppi muri. Anche se a questo punto abbiamo pensato... Intervista il portiere. Che visto che eravamo sul balcone noi, probabilmente, stando con una camera sul balcone dall'altra sì, parte... era più diretto, non avevate... Muri che ci mettessero in mezzo... Però vabbè, se siamo tipo in una situazione... Se vede l'altra stanza, secondo me lo becchi. Beh, nella stanza sì, per sì, forza. Sì. Ah, possiamo farvi vedere? Possiamo farvi vedere la collezione di Marco di Retro Gaming. Vediamo chiudendo la porta. Vai. Oh, ecco qua tutta la collezione di Marco. Oh, che figo! Deve ancora essere messa in ordine, però. Questo è il sogno di Davide che voleva giocare con la Switch Lite, voleva comprare tutti i retro gaming che c'erano su con l'abbonamento online. Non soltanto che, diciamo, i retro gaming sì, però è troppo abituato, cioè non c'è riuscito a giocare perché erano troppo retro datati. Okay. E quindi non c'è riuscito. Però ci ha provato. Il video? Però sta un po'... Presenta fenomeni? Di buffering? Ho letto buffering. Comunque spettacolo questo computer. C'è abbassato la te. Comunque diciamo che era un modo per condividere con un altro uomo il suo tutto fascino del retro gaming. Era abbastanza, abbiamo capito. Era tutto macchinato apposta. Pensato. Per... No, diciamo che... Ok, Antonio. Stiamo scoprendo tanti aggeggi particolari che possono essere utili sia per il videomaking che per la fotografia. Sì. E noi insieme a voi. Cioè la Cina alla fine ci sta rivelando... Vabbè, diciamo che la parte con cui noi collaboriamo è definita la nuova Silicon Valley della Cina, quindi... Hanno tantissimi di questi prodotti che sono monitor esterni, che siano cage per la macchina fotografica o per il cellulare addirittura, per riprendere con cellulare e farlo diventare a tutti gli effetti una reflex, anche se molti sbraiteranno questa cosa, però può succedere. Certo. Come trasmettitori oppure queste mini regie si stanno inventando e stanno diventando competitivi rispetto al resto del mondo. E cercano di sbarcare anche nel mercato europeo, che ci sta. Certo, ci sta, ecco. Pokémon Spada e quindi? A cosa giochiamo? Hai visto questo bellissimo, il suo bellissimo lato retro gamer?
Sì, adesso è tutto incravattato. Non fa più niente ormai. Intanto c'è, c'è un nodo. Un po' d'acqua. Sì, perché se no la gola si annoderà anche la gola tra un po'. Mi devo togliere un po' il... Ah, bollente però. Sì. L'unica cosa è che si riscaldano abbastanza. Senti ma che è bollente. Normale, perché come dissipazione secondo me... Non ha niente, sì. Cioè... Paura che ti esplode in mano, tanto ce l'hai. No, non esplode. I cinesi sono bravi. Va bene. Possiamo allora, chiudere tutto? Possiamo chiudere la... Ad oggi non abbiamo più niente da farvi vedere, purtroppo. Possiamo chiudere la live e possiamo anche... Come si fa così? Grazie di averci ospitati nella vostra live. È stato un piacere mostrarvi... per noi. Mostrarvi i nostri giocattolini, come li chiamiamo noi. Se ne volete altro ve la ricarico. Thank you so much. Pausa acqua. Pausa l'acqua, sì, esatto. Non riprendo mentre bevo. Vediamo in live. Vedi un po'. Comunque Davide mi stava dicendo come potessimo fare le live da console retro gaming. E Antonio mi disse... Pure? Sì. Con una scheda di acquisizione composita. Apposta. Che si attacca al computer e poi lo metti come sorgente video. Chiedi a Zoe, c'è una scheda composita. Zoe, se ci stai ascoltando. Do you have... Esaudisci la richiesta di questi baldi giovani. Composite. Thank you. Come si dice? Acquisition video. Non lo so. Qualcosa di simile, insomma. Qualcosa che acquisisce il video. Un altro po'. No, grazie, era sufficiente. Grazie. Ok, allora. Stavamo dicendo, grazie per averci ospitati. Per aver scelto la possibilità di condividere i nostri gioielli, i nostri aggeggini con voi e con i vostri... Bellissimo. Siamo stati bravi, abbiamo fatto un'ora e mezza precisa. Hai visto? Cioè, successo. Manco farlo apposta, che è successo? La camera, la camera è morta. Hai visto, abbiamo fatto troppo di tempo. Sì. Aspetta che ti ridò... Tieni. Ah, ok ragazzi, allora ci vedrete frizzati in questa posizione, siamo tutti e quattro. No, vabbè, tanto... Questa è vostra. Sì. È la nostra, sì. Niente, la camera ci ha lasciati perché oggi l'abbiamo utilizzata con lo schermo e quindi non si ricarica quella dal... No. Dal computer? No. Impossibile. Che cos'è? È un Alpha 7S. Allora, diciamo che vi salutiamo. No, normale. Vi salutiamo con questa schermata un po' anomala. Ah, no, sì. E ci vediamo venerdì. Sì, io quando attacco il gimbal si autoricarica. Non ci vediamo. Ci vediamo venerdì. Adesso abbiamo questa schermata con il USB logo animato. Alle 18. Ciao ragazzi. Ciao.